Trovati a Sana Sanità, questa sera vedete già l'ambientazione di questa puntata, ci troviamo a Casa Mordini. Diciamo così perché è proprio vero, siamo andati a trovare Giancarlo e abbiamo, registriamo è nel pomeriggio di questo giovedì e come vedete siamo in un nuovo studio. Intanto grazie Giancarlo e ben ritrovato a Sana Sanità. Grazie, grazie a voi. Questa sera sei ospite, eh? Siamo tuoi ospiti, ma per quanto riguarda... Ospiti e anfitrioni. Eccoci qua. Dobbiamo subito un pochino dire questo perché forse i telespettatori attenti se ne saranno accorti, ma eh, abbiamo mandato qualche puntata registrata perché anche Giancarlo ha avuto qualche piccolo problema. Ma ho Brilla preso. Brillantemente risolto. difatti lo vediamo qua. Allora ricominciamo con Giancarlo ospite. Questo ma, è un po', no? Ma guarda, ho preso una bella batosta. purtroppo. però sono tornato, sono ancora <ride> qui. e poteva andare meglio, però poteva anche andare peggio. Quindi, come è? è lì? Ti però vedo. Puoi ti troviamo in ottima forma. È eh, In ottima che... forma, insomma, i problemi ci sono, li ho avuti e vorrei dare due consigli ai nostri telespettatori della mia esperienza. Assolutamente, puoi dire quello che tu fai titolare, io sono solo per i saluti <ride> no, iniziali no, e qualche passaggino, no, no. ma... Per il resto sei titolare della io trasmissione, sono, perciò io sono un, vai, tuo, vai, vai. un tuo allievo. Ma no, vole... se vuoi dirci qualcosa della tua esperienza di malato ci fa anche piacere. Sì, eh. sì, sì, guarda. La vigilia di Natale l'ultimo scorso ho avuto dei grossi dolori di pancia, forti, forti. E la mattina di Natale eh, sono dovuto andare al pronto soccorso di lavagna. E qui ho trovato medici e infermieri molto. Attenti, molto premurosi e molto preparati. Il problema è stato un blocco intestinale e causato da diverticoli. Ora vorrei raccomandare ai telespettatori questa mia esperienza a raccontare. Io eh, soffrivo, di, ho sofferto di, di diverticoli per molti anni e nei primi anni in cui li avevo scoperti, mi curavo e tutti gli anni facevo mh, un mese di cure e me l'ho tirata sempre bene poi testone stai bene non ti curi più ma succede un po' a tutti e invece bisogna eh, tenerli d'occhio anche se non danno problemi bisogna fare certe cure che ti preservano da questo qui comunque la mattina di Natale pronto soccorso, dopo due giorni mi hanno portato, dopo un giorno e mezzo mi hanno portato in chirurgia e c'è stato un intervento, un grosso intervento, eh, che insomma eh, sono stato più di 20 giorni all'ospedale, quindi mh, non è stata una, una pillolina. Eh, anche in questo, in questo vorrei dire che il mio... È stato è un esempio di quello che andiamo a dire già da tanto tempo, e cioè che il, pronto, il DEA di primo livello deve essere un ospedale completo dove c'è un pronto soccorso efficiente e poi dove ci sono tutti i reparti per acuti perché quando succede una cosa così improvvisa non, uno non può andare a Milano, a Torino, dice io vado a non curarmi altro a... no tu ti senti male qui e devi essere trattato qui subito, al più presto. Quindi è interesse di tutti noi avere un ospedale che si rispetti, un ospedale, non dico il migliore ospedale d'Italia, ma un ospedale efficiente con dei bravi medici. Io qui ho trovato dei bravi medici mh, attenti che mh, si sono dati da fare, sono stato anche in rianimazione, sono uscito e quindi. Io raccomando a tutti gli amministratori locali, a costo di diventare impopolari, devono remare nel senso in cui remiamo noi, cioè in lavagna ci vuole... Il, il, tutti i reparti per acuti, bisogna completare, non è stata ancora terminata questa riorganizzazione. Quindi, bisogna cercare di eh, fare il massimo per l'ospedale di Lavagna. Gli naturalmente, se... tu sei stato a Lavagna. Io, naturalmente, sono stato a Lavagna e sono stato operato lì, sono stato assistito da una buona equip. Si può sempre migliorare, intendiamo. Ma come sono stati? Raccontaci un po' perché poi ti voglio chiedere se hai sempre seguito in questo periodo la nostra sanità o meno. Poi bisognerà anche dare cenno al coronavirus ma... perché non possiamo non parlarne, ma prima di andare nei dettagli della sana sanità tua che segui. Qualcosa di più sulla tua esperienza in ospedale? Ci sono stati dei momenti, guarda. ci sono stati dei pensieri? Cosa si pensa quando si. Eh, Anche guarda. quando ti hanno detto che devi, devono essere, devi essere operato. Eh, e bisogna accettare com'è, è inutile, non puoi discutere. Ti affidi, devi avere fiducia, non puoi andare con delle incertezze. Io mi sono affidato completamente all'equipe chirurgica di Lavagna, di Lavagna hanno funzionato bene e ti dirò di più, mh, appena ho avuto la, mh, un po' di senso da parlare io ho chiesto io non voglio mh, eh, facilitazioni, io devo essere trattato come tutti, sono un cittadino normale. E, mh, Ma cioè... il pensiero di quando ti hanno preso in camera... Sei andato in Barella, no? Sì. E sei andato in sala operatoria. in E eh, qui, qui lì cosa pensa Qui ci siamo, ti, ti, ti raccomandi un po' ah, al nostro Signore. Eh, eh, caro mio, lì non ci sono, lì è la prova del nove e lì anche quelli che si dicono atei, io credo che in quei momenti lì eh, ci pensino perché... La paura quando vuole. Non so se si acconter, accontenterà, però, solo di quei momenti lì, speriamo di finire. Eh, sì. No, no, ci mancherebbe buono, ancora. Eh? È ci buono. Ci mancherebbe ancora. <ride> e questo eh, gli uomini. E poi, ok, sei arrivato. Te l'ultimo ricordo che hai prima di addormentarti, ti ricordi quando ti hanno dato l'anestesia? Sì, ricordo che dicevano non si muove quando mi hanno, eh, quando mi hanno eh, risvegliato, eh, c'è stato un periodo che sentivo che erano preoccupati. Io cercavo di muovere e non riuscivo a muovere, ma succede con l'anestesia, con l'intubazione. Sì, 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 ci sì, vuole sì. un po' di tempo no? a prendere il senso. Poi. Eh, ci vuole sì, però insomma, tante, tanti ricordi li, li rimuovi. Poi, poi i cancelli. Eh qualcosa di, di bello. Ti voglio raccontare un, sì. un, un, un episodio che è un po' bufo. Eh, a un certo punto mi, eh, mi, il dottor Capato, che è responsabile della chirurgia, mi dice: eh, guardi, ricambiamo camera. Dico guardi, io non voglio eh, benefici, voglio, io credevo che mi mettessero in una camera più bella, più ariosa, va a sapere. <ride> Invece mi hanno messo in una camera che mi ha era rattristato. Era è una camera, ce ne sono due di quel tipo lì, e bisogna, appena possibile, che vengano chiuse e che vengano adibite quelle stanze lì a, mh, ehm, di però, a magazzino. Caso. Sì, da solo. È una camera triste, fredda, senza finestre, con due vasisti su, su in cima, su, eh, su, altissimo. E dico dentro di me dico, credevo che mi avessero voluto fare una facilitazione, invece non me l'hanno fatta sei e ritornato allora, col tuo allora, amico allora, di Lanzo. Allora ho chiamato il. Il, il, il dottor Capato gli dico guardi io questa camera qui mi sa tanto di una camera laghere di una camera nazista <ride> eh, perché è fredda e triste si sei eccetera, trovato eccetera. solo dai. insomma che mi sono fatto cambiare ma mi sono fatto cambiare ho chiesto di cambiarmi e, il, e alle mie rimostranze il dottor Capato eh, mi dice ma e Dico, quelle camere lì devono essere chiuse. Mi dice, eh, lei ha ragione. Però mi dica lei dove posso mettere i malati quando non so più dove metterli. E con questo mi ha tappato Vado la bene, bocca. Io ho detto: ho fatto una, una, un avanzo, ho detto, ma bisogna eh, sopralevare un piano dell'ospedale. <ride> Sei passato subito al, eh, grande, sì. al eh, grande evento. Bisogna, bisogna fare così perché. Eh, anche i malati devono avere già ancora una cosa che ti interrompo tanto poi c'è carta bianca invece abbiamo parlato uh, dei tuoi pensieri preoccupati ma eh, poi c'è stato questo fiume di volerti bene cioè c'era io... eh, Insomma, bisognava quasi prendere il biglietto ma quando hai lasciato un po' venire le persone. Io Questo credo, penso che faccia piacere, no? Io credo, ma non è che faccia piacere. È una cosa che cura. E guarda, quando ti senti così circondato da persone che ti vogliono bene, mh, rimani è proprio non sai che cosa dire però è una cosa grandiosa è una cosa che non, non si può descrivere poi possiamo dire che il professore di tutto è stata la maria giulia no? la maria giulia è una, <ride> è una macchina da guerra sembra <ride> è figlia, è sua sembra, figlia. <ride> sembra um, fragile ma non è fragile, è molto dura e ti mette anche sull'attenti. Ho visto che cercava di metterti in riga. Se non stai attento bisogna... È supportata molto bene da Giuseppe sì, e qua sì, davanti sì. a noi abbiamo, visto che è casa Mordini, insomma ci sono i familiari, abbiamo solo la moglie la Lia, che la salutiamo, che anche lei ha avuto la pazienza, subito so che non è venuta. Poi è venuta qualche giorno dopo Elia. Eh, però mi sembra che sei stato curato bene, sì, sia dai medici molto, che tutto dall'esterno. Molto bene, ho trovato anche degli dei, um, infermieri molto bravi, molto attenti. L'unica cosa che posso dire riguardo agli infermieri è che qualche volta sono un po' in affanno perché lì in chirurgia, in chirurgia ci sono 30 letti e eh, quindi. Hanno molto da fare, quindi quando cominciano il giro poi è lunga, trovano sempre. ci sono degli imprevisti, quindi eh, sarebbe bene aumentare un po' l'organico. Eh, però sono stati molto bravi. Ecco, poi sei uscito, hai detto 20 giorni. Poi hai fatto delle visite. Ma le no. visite, vado a fare delle medicazioni ancora adesso. Guarda, stasera alle 9 eh, ho l'appuntamento, ah, devo no. andare. Alle 9... Eh, da ah, o... beh, allora mentre andiamo in onda, non eh ci beh, vediamo. Ma io la, poi mi rivedo quando torno, ah, faccio la medicazione e poi vengo <ride> via. Eh, via. E quindi devo dire che anche gli infermieri sono molto bravi e molto attenti. Eh, questa è la mia esperienza eh, è meglio non consigliarla a nessuno ma in caso di porti la testimonianza ma rimanete, che, eh. rimanete qui a Lavagna a meno che non siano cose di cardiochirurgia a meno che non siano eh, malattie di, mh, de, de la, de cerebrali eh, rimanere qui a Lavagna si può perché mh, si è curati bene e sei tu eh, sei fuori, non sei più nessuno, sei solo soltanto un numero. Bene, eh, vuoi salutare anche chi ci avevi vicino? Di... Ma guarda, avevo vicino, due. Uno, due. Sì, 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 avevo delle persone di recco eh, che eh, mi auguro che stiano bene che siano ancora a casa. Volevo mh, prima che terminiamo, perché io non so quanto tempo. Regista manca. Giovanni, tanto salutiamo Giovanni Castello dietro. Siamo a metà circa, no? mezz'oretta, abbiamo ancora tempo. Ecco, ma... io direi che vorrei accennare al, alla manifestazione che i, gli amici della Val Graveglia. Ah, sì. Hanno ideato per il Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Ora purtroppo con questa eh, questione del coronavirus abbiamo un po' sospeso. Si tratta di questo. Eh, gli amici del cam della Valgraveglia hanno organizzato in Fontanabuona in una cava a Orero, è una cava di Ardesia messa a nuovo. Um, adibita a um, sala da convegni, sala de, da, da manifestazioni c'è la cucina e tutto e hanno organizzato avrebbero organizzato una cena per 200 250 persone Questa la data è già fissata la, data è la, 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 la manifestazione si chiamerebbe Equinozio in Cava Equinozio il 21 di marzo l'Equinozio Me lo insegni tu, è il giorno in cui le ore di, di luce sono uguali a quelle ore di tenebre. È proprio quel giorno. Quel giorno lì? E che sarebbe? 21 di marzo, primavera. Ma. La primavera. Eh. Ehm, per adesso è sospesa, dicevo. Abbia abbiamo sospeso, non abbiamo ancora deciso se proseguire o se rimandarla. Quindi ci vedremo con gli amici della Val Graveglia e mh, si deciderà insieme. Che cosa fare? Comunque eh, ne daremo comunicazione, eh, poi so che avete un'organizzazione di comunicazione molto efficace certamente, sui certamente, gruppi, perciò credo che però eh, ci teniamo informati. Nel frattempo eh, non ci siamo fermati. Ecco, eh, era qua la domanda, aspetta che tu mi dai già delle risposte che voglio sì. farmi fare, perché tu vuoi... La mia domanda che stavo pensando è, ma in tutto questo periodo dove sei stato un po' curata anche tu, hai lasciato perdere oppure hai sempre seguito? Guarda, i primi giorni sei fuori, quindi poi pian pianino bisogna rientrare nei ranghi, e non bisogna piangerci addosso, e le cose sono capitate, bisogna difendersi e io credo che conti molto. Eh, il carattere e conti molto la combattività. Io per ora, eh, se non cambio, sono ancora un pochino combattivo e quindi eh, abbiamo pensato, in, ho pensato in questi giorni di convalescenza eh, di, di, col nostro comitato di preparare. Un po' le linee guida, preparare un po' la eh, riorganizzazione a cinque anni. Eh, noi questa, questo studio della sanità fra cinque anni lo presenteremo appena, appena l'avremo pronto, lo presenteremo alla stampa, agli organi e lo daremo lo presenteremo anche alle istituzioni, come abbiamo fatto per il nostro riorganizzazione. E qui bisogna cercare di fare dei programmi alla lunga, a cinque anni, perché vedi qui in Italia siamo sempre soggetti alle elezioni elezioni condizionano sempre tutto, quindi non si sa mai. Eh, 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 decidiamo una cosa, no, bisogna aspettare le elezioni perché i politici hanno paura di perdere dei voti e allora eh, aspettano di eh, essere eletti e allora poi probabilmente fanno le cose. Quindi questa perché la riorganizzazione della rete ospedaliera che noi abbiamo presentato e che è stata iniziata non è stata ancora finita, completata. Ora si pensa, si spera che dopo le elezioni questa eh, riorganizzazione sia completata. E intanto presentiamo quella fra cinque anni. C'è che... qualche novità di quello che dicevi? Stanno andando le cose secondo te? Non so, si è parlato molto. Mi sembra dell'ospedale di Sestri. Io seguo sommariamente, però. Eh, Ma forse... l'ospedale di Sestri e l'ospedale di, di, di Rapallo eh, devono essere ospedali importanti che hanno la loro funzione. E i sindaci di queste città non si devono eh, intestardire, le loro ambizioni devono essere riversate sugli ospedali, ma non è detto che ci devono essere 30 letti o 35, 100 letti o 90 letti, non ha nessuna importanza. L'importante è che bisogna curare i malati e bisogna fare le case della salute. Eh, ma questo è un discorso che abbiamo fatto e che poi magari riprenderemo insieme a qualche donato. Insomma ragionare con un ospedale del Tiguglio lasciando postare le città e ma cercare sì, di creare sì, anche ma, perché le strutture ci sono, è giusto anche. Ma certo, ma è il bene di tutti i malati. Eh, credere in un ospedale unico nel Tiguglio si fa il bene dei malati. Quindi il sesto levante e Pallo, non devono intestardirsi, anche i cittadini devono capire che con un ospedale unico si è curati meglio. Un ospedale unico che se, almeno mi vuole vedere che è fatto anche dall'ospedale di, di, di tutti quelli. Cioè ma sì, sia Sestri, Rappallo e Lavagna, ma dire, certo, no? ma nell'ospedale di Sestri e di Rappallo ci, posso, ci sono tante cose che non devono essere a Lavagna, quindi va benissimo. A Rappallo ci vuole la casa della salute, è quello lì che la casa della salute è come un piccolo pronto soccorso per i codici, bian per i codici bianchi e verdi. Quindi non, non vedo questa antipatia e quindi. Eh, Bisogna. Allora, la, la linea del Comitato andrà avanti. La linea del Comitato andrà avanti. E sull'esperienza delle cene, che l'anno scorso hai fatto questi il giro un po' nel Tiguglio con le cene, è stato guarda, un momento positivo anche eh, di confronto. Ma, ma no? guarda, abbiamo seminato. Eh, vedi, mh, non si cambiano le cose dall'oggi al domani. Eh, anche perché. E noi italiani siamo un po anarchici tutti quindi ognuno pensa, a, pensa di fare le cose come le vede e quindi devi mettere dei semi seminare e poi i, i frutti si vedono perché bisogna capire far capire alla gente non le cose non vengono spiegate bene come col coronavirus ecco proviamo un pochino a eh, in questi giorni, oggi proprio, siamo aggiornati perché è proprio giovedì 27 nel pomeriggio, vi ricordo chi magari ha, ha girato su telepaccia in questi minuti, siamo a casa di Giancarlo, io ho detto casa Mordini, che ne so, magari si inizia una lunga puntata, le lunghe puntate a casa Mordini e, e stiamo appunto registrando nel pomeriggio, sono le 18 che idea ti sei fatto. Da un lato c'è da preoccuparsi se si legge, se si sente tutti. Dall'altro c'è l'altra parte di tutti i medici mi sembra che dicano che è un po' più rischioso di un'influenza, tu che idea ti sei fatto. Ma guarda, io non sono nessuno, però ti dico che secondo il comitato, secondo noi ci vuole calma ed equilibrio. Ora non bisogna esagerare perché le esagerazioni. E ora tutti ne approfittano per fare passerelle, per fare audience e quindi tutti si parla a proposito e a sproposito di coronavirus. coronavirus. Ora, in Italia se i governanti prendono delle decisioni, se i governanti fanno, vengono criticati. Se non fanno, se non ne prendono, vengono ancora di più criticati. Quindi ci vuole un equilibrio. Bisogna mettersi in testa che questa epidemia non, non finisce domani. Quindi tutte queste eh, predisposizioni sono transitorie passeggere, non puoi mantenerle per mesi, quindi prepariamoci, ci vuole calma, ci vuole ehm, un po' di senso, vedi? I, noi bisogna che ascoltiamo gli esperti, gli esperti i virologi, gli infettivologi, i medici addetti ai lavori. Non bisogna ascoltare i politici. Intendiamoci, non per quanto riguarda come ci si deve comportare col coronavirus. No, a livello medico. Perché, perché i politici non ne sanno. A meno che un politico sia anche medico. Esatto, esatto, ma i politici non ne sanno. I politici devono stare nei loro uffici, nei loro posti di lavoro, devono lavorare a risolvere i problemi contingenti, ma non i problemi medici. I politici devono difendere il servizio sanitario nazionale che 40 anni fa i loro colleghi politici hanno creato. 40 anni fa e il servizio sanitario nazionale vuol dire cure gratuite per tutti. Questo ricordiamocelo bene, perché ci sono tanti politici che tendono a demolire questo, questo servizio sanitario nazionale e invece il Servizio Sanitario Nazionale in questo frangente ci Proteggerà eh, Roberto perché eh, ci sono delle persone molto capaci, bisogna ascoltarle e quindi eh, bisogna essere uniti, bisogna, ognuno deve fare la sua parte. Ma due consigli pratici: noi siamo arrivati, ci siamo lavati le mani, va bene. Hanno detto che bisogna non salutarci più con i bacini, sono tutti allenati, eh, sono eh, però tutti, eh, eh, non ci stringiamo più le mani. Sì. stiamo a distanza siamo a una distanza giusta no? tra, sì, tra sì, noi sì, sì, sì. ecco tutte queste cose comunque bisogna fare andare dove c'è la folla di fare. Bisogna, bisogna farle però non si può mettere in ginocchio una nazione ora qua eh, parliamo che se tu senti, cominciano a mancare le materie prime per far funzionare le fabbriche quindi bisogna essere responsabili e quindi mh, e ci vuole equilibrio e i nostri governanti devono eh, instillare fiducia. E... Non è facile al giorno d'oggi, eh. ma, no, anche ma non ci pone meno. Io leggo, ho letto stamattina in un albergo di Alasio, l'ASL ha mandato lo psicologo. È una cosa ridicola stare 15 giorni. Chiusi in un albergo non è mica la fine del mondo, non ci vuole mica lo psicologo. dai eh, Ma nel senso eh, che è mandato a trovare qualcuno. Ma dai, ma sì, ma poi mandiamo ma a prendere un, una persona con un aereo in Cina, anche quelle sono esagerazioni. Non bisogna esagerare, bisogna eh, avere i piedi mh, sulla terra. Allora. Un invito di Giancarlo a stare col buon senso mi Ma sì, ma... Magari... Poi soprattutto abbiamo capito che Giancarlo è tornato, è ben tornato. Sì, oh. sì, eh, sì, già. sì. Ma sì. Qua sì. mi sembra che siamo quasi alla fine. Ecco, ci dicono dalla regia che poi qua siamo una regia costruita Beh. con Giovanni in 5 minuti. Sì, Perciò... Sì, sì. Cosa possiamo ancora dire? Eh... Possiamo dire che bisogna... Con... Cominciare a vivere la vita di sempre con un po' di attenzione, ma non possiamo chiuderci tutti in casa, dove, dove andiamo a finire? Però pare eh, i dati che si sentono, i fatti almeno, che eh, dove c'è stato proprio il punto suo, nel milanese Codogno, stiamo a parlare, che insomma. Il contagio ma è molto... Sono, sì, ma, ci si fa prestissimo a farlo. ma ci sono sempre state, tutti gli anni ci sono le, eh, le epidemie di influenza. Vedi, Però questo pare molto più... Vedi, trasmettibile. Questo, questo coronavirus fa venire il sospetto che tanta gente voglia fare passerella e voglia usare questo eh, argomento per fini. Eh, Politici, eh, qui la politica deve essere no, fuori, Dobbiamo, deve passare l'unità sì, se tu vedi, se tu vedi le, ai tavoli quanta gente c'è e tutti dicono la loro. E per dire una cosa, basterebbero cinque parole, ne adoperano 25 parole per mantenere la, la posizione, capisci? Quindi io direi che se vogliamo concludere, il mio pensiero è questo. Io sono vecchio e, mm, e ti posso non dare esagerare perché la Lia ti posso ti dare anche male. la Lia è vecchia, <ride> ma siamo giovani dentro. Io ti posso dire che non bisogna mettere in ginocchio la nazione e dico che la maggior parte degli italiani sono persone per bene. Sono persone forti, sono persone di buon senso. Io le ho viste durante l'ultima guerra sotto le bombe e non, non c'era il coronavirus. Piovevano le bombe anche a Chiavari, a Lavagna, qui da noi e ci siamo messi in careggiata. Abbiamo avuto fraternità, abbiamo avuto solidarietà. Noi abbiamo dimostrato di essere un popolo forte e di buon senso. E io credo che anche questa volta lo dimostreremo. Bene, già è proprio chiuso. Eh. Benissimo, allora io non so pare che ci sia un'altra puntata in questi termini con un altro ospite vedremo un po' perché io prendo ordine sia in tv che in casa Mordini da, da, da oggi però io sono disponibile perché Ma... è sempre un piacere fare una chiacchierata con Giancarlo e con il comitato Guarda, assistenza io... ti Guglio. che la collaborazione noi quest'anno Giancarlo eh, festeggiamo i 30 anni non so di questi 30 anni quando è nata Sana Sanità se la sanità, sono già diversi anni. Sì, eh, sono già diversi anni. Assolutamente. Eh, e perciò, niente, io saluterei. Già Ci danno appuntamento alla prossima settimana. Sì, sì, sì. Eh, Vediamo in che modo. Eh, cerchiamo di, di, di difenderci. Però eh, una puntata. E eh, vorrei. Prima o poi la facciamo con la Lia lì vicino. Eh. Sì, io vorrei soltanto. <ride> dobbiamo, dobbiamo. Soltanto che. Mh, quella decina di telespettatori che mi seguono in sana no, sanità 15. Non, non 25, 25 telespettatori mi seguono che non cambiano canale no sicuramente no stasera c'è tutto nuovo va bene grazie ciao Giancarlo grazie siamo contenti grazie che ti vediamo voi. in forma e l'appuntamento a sana sanità con sorpresa prossimo giovedì un saluto a tutti anche dal regista Giovanni Castelli